com'è avvenuta questa sorta di transfer, questa sorta di avvicinamento alla vicenda di Sara e questa sovrapposizione tra la figura di Sara e quella della tua nonna reale. Non so se Eleonora deve tradurre o se. Basically, can you hear me? Yeah. Basically, the story started more or less like an anthropological project because I went there in 2013. I was completely shocked by the presence and the disappearance of this community, and I just started to film right away. Sì, di base è nato veramente come un progetto antropologico nel 2013, perché ero rimasta veramente sconvolta dalla scomparsa di questa comunità e quindi ho iniziato a filmare subito. So I made anthropological films before, but here I just felt that there is something there. There is something that touches me, as you say, very, very profoundly, and I have to deal with that. So after I filmed a lot, I started to dig into my own story. Avevo già fatto in passato film antropologici, ma qui, come hai detto tu, è stato un film che mi ha veramente toccato, qualcosa che mi ha toccato nel profondo, e allora ho sentito l'esigenza di cominciare a filmare. So while I was filming in India, I realized that there is something between the black and the white communities. There is something in the tension which I have to deal with personally, and I have to look for an allegory in my own history to understand why it touches me so much. E mentre stavo filmando in India mi sono resa conto che c'è qualcosa nella tensione tra la comunità nera e la comunità bianca, che in qualche modo ha anche un'allegoria di me stessa e che dovevo scoprire un po' più a fondo, dovevo cominciare a scavare a fondo per scoprire appunto questa allegoria. And then it's pretty much what you see in the film, right? Being accepted, being rejected. It was continuously. I was rejected by the white community. I was taken in by the black community. I started to talk to my family. They rejected to talk. Then they started to talk and they started to include me in their personal stories also. E poi sì, è quello che avete visto nel film, si tratta di una storia dell'essere accettata e dell'essere rifiutata. Sono stata prima accettata dalla comunità, sono stata rifiutata dalla comunità bianca, poi sono stata accettata dalla comunità nera, poi ho cominciato a parlare con la mia famiglia, sono stata prima rifiutata da loro e poi poco a poco sono stata accettata anche da loro. I never wanted to take a personal narration. I didn't feel authorized to do that. But at the end of the day, when we edited the film, it was the only way that it could function. Non ho mai voluto avere una narrazione personale perché non mi sentivo autorizzata ad assumere questa narrazione personale, però alla fine, quando abbiamo cominciato con il montaggio del film, ho reso un po' personale questo film. And then obviously my producer came and she said, so let's get an actor, an actress, and make it function as in proper documentary films. There will be an actress in your voice and telling your story. So we tried that obviously, but it was not the way. It had to be me who recorded this narration, and I had to cry, I had to go through all those emotions before recording it. E poi la mia produttrice è venuta da me e mi ha detto: ma sì, ma prendiamo un'attrice e facciamolo funzionare come un vero documentario. E abbiamo provato ovviamente a prendere un'attrice, a farla recitare, però non ha funzionato. Dovevo essere io, dovevo piangere, dovevo affrontare tutto questo processo prima veramente di cominciare a registrare. E però, appunto, non nascondi mai la tua presenza, nel senso stringi mani, appoggi la camera, ci sono tanti. Però scegli un solo momento per entrare nell'inquadratura. Spiegaci perché, a proposito appunto di testimonianza e di passaggio del testimone, perché hai scelto quel momento? Well, basically, because when Sarah was still alive, this was the only moment when I just entered in the frame. Like, I don't have more moments like this in the rushes, just because I never thought at that point that my presence is more important than what you can hear in the dialogues and what's hand going into the image. Sì, perché quando Sara era ancora viva ho sentito che era l'unico momento in cui potevo veramente
entrare all'interno dell'inquadratura. La mia presenza era forse in quel momento abbastanza importante. Or to put it in another way, that was the only moment when I stopped being a cinematographer and I just wanted to be close to her, as if there was a real family bond between us. Oppure, per dirle in altri termini, quello era l'unico momento in cui volevo smettere di essere una regista e volevo semplicemente stare con lei, come se ci fosse tra di noi un legame familiare. Proverei a passare la parola al pubblico, a voi che siete rimasti in sala, se c'è qualcuno che vuole porre una domanda a Clara. Avevamo un microfono wifi. Anche coraggioso che ha interesse, no, altrimenti ovviamente vado avanti. Quanto ti era nota, quando tu dici che appunto sei andata a Cochin per filmare la multiculturalità, cioè il fatto che sia una comunità multiculturale, quanto ti era noto il dissidio, la distanza tra le due comunità, bianca e nera, all'interno della comunità ebraica di questa città? E quanto hai scoperto invece lì al momento, quando tu sei arrivata? So basically for some time I was just in contact with Sarah and the white community, and I just saw that there are less and less white Jews in the street. And after that, maybe it was like several weeks later that I discovered that there was a black Jewish synagogue also. So as a first time, I spent only 4 months in India, and that's how it was a quick time, like several weeks, I discovered that there was the other community, but I had difficulties to access both stories at the same time. Sì, all'inizio ho incontrato solo Sara, sono entrata in contatto quindi con la comunità bianca, che aveva sempre meno ebrei, sempre meno persone al suo interno. Poi dopo qualche settimana ho cominciato anche a scoprire l'esistenza della sinagoga nera, della comunità nera. E all'inizio, la prima volta, sono stata veramente poco, 4 mesi, ed è stato quindi un viaggio piuttosto veloce. Però in quell'occasione ho scoperto appunto dell'esistenza anche dell'altra comunità. Ed è stato un po' difficile comunque conciliare le due storie, tra quella della comunità bianca e quella della comunità nera. But after filming in India, I headed out to Israel pretty quickly, so not so much time later. And I wanted to do actually research how the young people in Israel, what they know about this whole story, because I discovered that the second generation, third generation Cochini Jews from Israel, they didn't know that there was a black community, there was a white community. They thought, the kids thought, that Cochin was in Africa. It was a complete memory delete in the community in Israel. So I shot a lot of hours in Israel, which in the end didn't make it to the film. It's going to be another project. Dopo aver fatto le riprese in India, mi sono recata in Israele veramente in un passo di tempo molto breve e ero interessata veramente a fare ricerche sui giovani in Israele, la seconda o la terza generazione dei giovani di Cochini, che in realtà non avevano nessunissima idea della divisione o dell'esistenza tra la comunità nera e la comunità bianca. Pensavano addirittura che Cochin fosse in Africa, e quindi c'era stato veramente un processo di distruzione, di cancellazione della memoria. Quindi ho filmato davvero tantissimo questi ragazzi, ma si tratterà poi di un altro progetto. Just to finish with this, there is another project, in fact, because it's not the whole thing is about my personal memory. I don't want to put it up front, but I'm working with children also from Hungary. I'm also working with this material I recorded in Israel and trying to turn some part of the project into an educational project to raise questions of social memory and discussing identities among the youngsters. Sì, per concludere, c'è un altro progetto in corso,
ovviamente non tutto è su di me, non tutto si concentra su di me, ma sto lavorando con bambini ungheresi, con i materiali che ho filmato in Israele, perché voglio costruire un progetto istruttivo, un progetto educativo su tutta la questione di come conservare la memoria, di come effettivamente quella memoria venga conservata. Infatti da questo punto di vista è abbastanza emblematico la cancellazione del documentario della BBC, il fatto che voi abbiate soltanto una vecchia videocassetta e però non ci sia negli archivi l'originale. E a proposito di archivi, ovviamente la domanda, cioè, è molto presente un archivio che immagino sia almeno in parte un archivio di famiglia tuo, puoi spiegarci a che punto hai deciso di mettere così presente il materiale che viene dalla tua famiglia? So basically our family saved some of this, it's Super 8 and Double 8 film, you know, this tiny film, but real film, which was shot in 42 and later, a little bit later in the 40s. And what people did in Hungary mostly is that at some point, they, in this hype of memory, they transcribed to DVD all their films. And I had one DVD, but after watching it, I started to dig in the family and I realized that there were a lot of films which was never transcribed. So I found maybe double the material which I knew before, and I started to work with that, transcribing and putting it into the film. Allora sì, la mia famiglia aveva conservato moltissime riprese in Super 8 e Doppio 8, guarda il sangue. Sì, sì. Ok, grazie. Oh. Riprese che datavano, risalivano al 42 e anche agli anni successivi, insomma negli anni 40. E poi queste riprese erano state trascritte in DVD, ne avevo visti alcuni, e dopo aver visto questi DVD ho cominciato veramente a scavare nei materiali della mia famiglia. E ho notato che non tutte le riprese erano state trascritte e quindi ho trovato davvero il doppio del materiale rispetto a quanto ne conoscessi e ho cominciato a lavorare con questo materiale. And tragically the part of the films which you see here is the family that perished in the Holocaust, so it's not the part my father but my father's uncle and great uncle whom you can see here and who never came back from the camps. Tragicamente la parte del film, la parte della famiglia che avete visto all'interno del film è purtroppo la famiglia che è morta nell'Olocausto, quindi si tratta del mio zio e del mio prozio paterno che non sono mai ritornati poi dall'Olocausto, dai campi di concentramento. Io rilancio di nuovo se per caso avete delle domande da porre a Clara, che capisce l'italiano, per cui potete... Più che delle domande, inevitabilmente ci ha portato ad attraversare con questo racconto questa parte estremamente singolare della sua vita e questa scoperta che la porta e ci porta a raccogliere una memoria pressoché non solo subita ma nascosta, sottratta completamente, per cui questo è un aspetto che ci lascia poi a secondo un po' delle proprie vite o comunque dei racconti che possiamo vedere in una descrizione documentaristica o cinematografica e ci porta così a esplorare e a incontrare e intrecciarci con un'esperienza così ben descritta
altrettanto vale per il viaggio, questo viaggio che la nostra bravissima regista fa e di nuovo intercetta una problematica altrettanto complessa come questa della divisione fra il nero e il bianco, fra lo stesso culto, la stessa origine creando, cioè, sulle, cioè, sembrano quasi delle sciocchezze, io sono arrivato prima, io sono arrivato dopo, ma di fatto sono ancora gli elementi che producono ancora tantissima sofferenza e tantissimi disastri nell'esistenza delle persone e delle società. Un applauso per questa ricerca sulla memoria, che altro possiamo dire? E grazie e buona continuazione. Thank you very much. Just one last sentence. During the feedback, but after screenings, what I find is that a lot of people who are not coming from Jewish families, who are coming from entirely different circumstances, they can identify with this. And I think this is also very important when we screen the film, that it's not about Jewish communities, it's about being black in any context or being white in any context. Allora, grazie mille. Un'ultima frase proprio per concludere. Quando abbiamo proiettato il film durante lo screening, ho visto moltissimi feedback, moltissimi riscontri e molti di questi provenivano da persone che non erano ebree. E sorprendentemente erano proprio le persone che si identificavano con questo film, perché la cosa importante in realtà che rimane non è tanto essere ebrei, ma essere neri o bianchi. Alla fine era questo, diciamo, il problema di base. Se non avete altre domande, ringrazio di nuovo Clara, ringrazio voi per essere rimasti ad ascoltarci. In realtà di domande ce ne sarebbero tante altre, ma appunto poi noi avremo un'altra proiezione tra poco più di mezz'ora, quindi dobbiamo liberare la sala. Molti di voi torneranno, mi auguro, nelle prossime proiezioni, quindi ci vediamo presto. Spero che all'uscita vi abbiano dato le cartoline per votare, perché prima ho parlato del voto del pubblico, ma non ecco, che mi hanno detto che non erano state distribuite. Benissimo, grazie, a presto, grazie Clara per essere venuta, per avere questa testimonianza, appunto buon lavoro anche per il progetto che ci descrivevi e per i prossimi progetti. Sappiamo che stai lavorando anche nelle condizioni non facilissime dal punto di vista politico, quindi grazie. Thank you very much for having the privilege. Grazie mille per avermi invitata e per avermi invitato al mio film.